Alla base, un'inestimabile e contagiosa devozione radicata nel DNA dei siracusani, condita col folklore della tradizione ed arricchita dall'innovazione organizzativa. Si presenta come una miscela culturale semplice ma di grande effetto, in cui il sacro si amalgama col profano, quest'anno il programma delle celebrazioni di maggio in onore della patrona di Siracusa, presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa dalla rigenerata deputazione della Cappella di Santa Lucia. Allora, le novità sono semplici. Il sabato sera ci sarà Giorgio Albertazzi che in cattedrale ai piedi del simulacro reciterà il cantico famoso di Santa Lucia della Divina Commedia e poi qualche altro passaggio. E poi durante la processione ci sono delle soste che, per degli omaggi. Il primo della gente del mare, quindi la capitana di porto, al largo davanti al Castello Maiace. Poi il lungomare Ortigia, la parrocchia rumena ortodossa, renderà omaggio alla parrocchia intitolata proprio a Santa Lucia, e poi il comune di, insomma, il consiglio di quartiere, e poi alla Giudecca, alla gente della Giudecca. Sono luoghi storici che richiamano le radici anche di Ortigia. E soprattutto il coinvolgimento delle scuole? Sì, il mercoledì e il giovedì durante l'ottava ci sarà la possibilità di avere una spiegazione a 10, 11 e mezzogiorno del simulacro, che è un'opera d'arte significativa. Il mercoledì per le scuole elementari e il giovedì per le scuole medie. Santa Lucia rappresenta realmente ed effettivamente l'elemento di coesione di questa città. Questa città attorno a Santa Lucia trova gli elementi di condivisione, gli elementi di appartenenza, e quindi noi abbiamo pensato proprio per questo motivo di valorizzare alcuni momenti della festa. Prima fra tutti il momento dell'apertura della nicchia, che non è stato mai reso pubblico. Il venerdì mattina, il venerdì prima della Domenica delle Quaglie, verrà aperta la nicchia. Voi, come molti sanno, ci sono 5 chiavi per aprire Santa Lucia, e queste chiavi devono essere messe in contemporanea per poi permettere la possibilità di aprire la nicchia. Noi vogliamo che questo momento di condivisione di questi 5 che diventano una comunità possa essere la condivisione di tutta la città nel momento in cui Santa Lucia mostra ancora una volta il suo volto. È una combinazione che mi riempie di orgoglio, perché celebra la grandezza della siracusanità. Lucia è la santa per eccellenza, non è solo la santa protettrice, è anche il modo di vivere il sentimento religioso in questa città. Mettere insieme i versi di Dante, che parla appunto della santa in tutte e tre le cantiche della Divina Commedia, perché affetto da una malattia agli occhi ci dedica se stesso e il recupero della malattia a Santa Lucia. È un modo per dire quanto questa città ha una storia propria di straordinaria grandezza ed è in grado ancora oggi di raccontarla. Capita in poche città del mondo. E si terrà soprattutto all'interno del Duomo, dove si innestano le colonne del Tempio di Atena, a cui era dedicata appunto, per ricordare la fine della carestia, il volo delle quaglie, e oggi continua con un'intensità nuova, perché il cristianesimo è la religione del nuovo, e con un sentimento di speranza di cui abbiamo particolarmente bisogno. E tanta luce. E tanta luce, perché anche la dea greca era Ecate, che era la dea della veglia, cioè del buio, della speranza appunto di ritrovare cammino e illuminazione sulla nostra strada.